Buongiorno e bentornati ragazzi. Oggi parliamo insieme di un dolce tipico della tradizione sarda che si chiama pistiddu ed è un dolce che mette d'accordo grandi e piccini perché piace davvero davvero a tutti. È un dolce fatto con ingredienti sani e genuini. Viene fatto credo da centinaia di anni e viene fatto sempre più o meno allo stesso modo. Adesso vi racconto come va. Ed eccolo qua, il nostro bellissimo e buonissimo pistiddu, un dolce super decorato fatto a mano e minuziosamente dalle donne sarde da centinaia di anni. Viene fatto in occasione della festa di Sant'Antonio e di San Sebastiano, feste religiose in cui si preparano dei grandissimi falò con della legna, che viene benedetto dal prete, dal sacerdote, e poi viene acceso. La benedizione sta nel fare i tre giri intorno al fuoco. Tutto inizia la mattina del 6 gennaio, in cui si dà il via a questa raccolta di legna da parte di tutti gli uomini del paese volontari che vanno a fare legna e la portano con dei grossi camion all'interno del cortile della chiesa di Sant'Antonio. Qui viene sistemata dai vari mezzi come i Manitou, totalmente volontari, per formare un grande falò. Ecco, qua eravamo andati a vedere come procedevano le cose insieme alle bambine. Qua avevano iniziato a portare appena i primi camion. È una cosa che facciamo tutti gli anni tradizionalmente e tutto il paese si riunisce per festeggiare questa grande festa che è molto molto sentita. Qui sono le persone che fanno i tre giri intorno al fuoco, i tre giri di benedizione. E poi il fuoco brucia per tutta la notte, a volte anche per un paio di giorni. E il pistiddu, torniamo a lui, viene fatto in grandissime quantità anche perché c'è molto lavoro e quindi se ne fanno davvero tanti tutti insieme. E ora veniamo agli ingredienti. Qua ho giusto filmato un pezzetto dove c'erano tutti gli ingredienti messi insieme, ma adesso vi compariranno in sovraimpressione. Il pistiddu si compone da la vidanda, che è il ripieno praticamente del dolce, e la pasta del rivestimento. Qua vedete le dosi separate. E il procedimento. Prima cosa si mettono i 20 litri di acqua a bollire sopra un fornellone, come vedete una piccola pentolina. Si mettono le bucce degli agrumi e i limoni interi. Dopodiché si inizia a versare lo zucchero a pioggia in modo che venga sciolto ben bene dall'acqua calda. Per fare questo dolce sono necessarie davvero tante tante mani, perché all'inizio può sembrare una cosa semplice, poi a mano che si avanza col procedimento e la vidanda diventa sempre più densa, è necessario che ci siano tante persone a girare perché questo dolce, buonissimo ma molto particolare, necessita di 2 ore di cottura solo per la vidanda. Quindi capirete che girare per 2 ore una cosa molto molto densa ci vuole una forza assoluta. Ecco perché ci vogliono tante persone. Ecco qui, adesso finalmente lo zucchero si è sciolto, quindi si possono togliere tutte le bucce degli agrumi e i limoni dall'interno dell'acqua per poi procedere a inserire tutti gli altri ingredienti. Si va ad aggiungere il miele. Cosa importantissima è mescolare, mescolare, mescolare sempre. Il mestolo non deve mai rimanere fermo perché altrimenti la vidanda si attacca e si butta via tutto.
Una volta versato tutto il miele, viene poi aggiunta la crispa, che è una specie di semolino, però fine. Io non so se si trova dalle altre parti, ma qua in Sardegna i mulini lo vendono tranquillamente. Viene aggiunto a pioggia nella quantità necessaria e viene mescolato a tutto il resto degli ingredienti. La crispa sostanzialmente serve a far addensare la vidanda. Ed ecco la nostra vidanda dopo circa un'oretta di cottura. Come vedete ha già iniziato ad addensarsi, il colore sta diventando più intenso, più giallo. Avrà necessità ancora di un'altra ora di cottura, sempre mescolando. Tra un pochino andremo ad aggiungere anche tutti gli altri aromi. Ed eccola qua, ancora dopo un'altra buona mezz'ora di cottura, vedete com'è diventata densa, densissima. Adesso andremo ad aggiungere tutti gli altri aromi, la buccia di mandarino e di arancio grattugiato. Poi andiamo a mettere la cannella. Di queste cose, delle spezie e degli aromi, non si ha una quantità precisa perché varia molto a seconda del sapore che uno vuole ottenere. Perciò l'unica cosa è aggiungere piano piano a piccoli tocchi e poi assaggiare come sta venendo. Dopodiché si va ad aggiungere Zuvini Cotto, il vino cotto, che è questo particolare vino lasciato cuocere tantissimo con l'aggiunta di fichi d'India, mele cotogne o altri tipi di frutta, che acquista questa consistenza sciropposa. Ecco, il vino cotto è una parte essenziale di questo dolce, del nostro pistiddu, perché è quello che gli dà il colore e anche il sapore. La vidanda è sempre più densa, Zuvini Cotto è stato incorporato, come vedete il colore è cambiato notevolmente. Adesso si va ad assaggiare per vedere quali altre spezie bisogna aggiungere. Ecco infatti che vengono aggiunte ancora bucce di mandarini e di arance.
e una manciata di chiodi di garofano. Dopodiché tutte le componenti del gruppo assaggiano un pezzetto di vidanda e appena tutte hanno dato l'ok su sapore, colore, consistenza e cottura, si procede a mettere la vidanda nei piatti di plastica. Questo fa sì che questo composto prenda la forma tondeggiante di cui abbiamo bisogno e si raffreddi, diventi bella soda all'interno di ogni piatto. Ed eccoli qui tutti in fila come dei bravi soldatini i nostri piattini pieni di vidanda, che diventerà un blocchetto unico praticamente in ogni piatto, in modo che possa essere poi prelevato ed essere rivestito con la pasta che andremo a fare tra un attimo. Ingrediente fondamentale per il rivestimento è la nostra semola di grano duro, che va messa all'interno dell'impastatrice con tutti gli altri ingredienti. L'acqua calda, l'acqua tiepida invece deve essere aggiunta mano a mano che necessita. L'impasto viene fatto lavorare per un bel po' dall'impastatrice. Adesso fare l'impasto è veramente molto semplice perché abbiamo l'impastatrice, abbiamo le sfogliatrici, abbiamo tutti i macchinari di cui abbiamo bisogno. Però anticamente tutto questo non c'era e perciò tutto questo lavoro veniva fatto a mano dalle massaie. Ecco il nostro impasto che sta iniziando a prendere consistenza e sta diventando una bella pasta elastica perfetta da maneggiare. Una volta che l'impasto è pronto, vengono formati dei grossi cilindri tagliati a panetti e messi a riposare al di sotto delle pellicole di cellophane. Ognuno di questi panetti verrà poi passato nella sfogliatrice e diventerà un sopra o un sotto de su pistiddu. Adesso passiamo invece alla fase decorativa vera e propria, in cui vedrete il panetto de sa vidanda che si era preso e la pasta che è già stata passata nella sfogliatrice. Quindi le massaie, le brave massaie, vanno a decorare la parte superiore di questo bellissimo dolce. È un dolce antico e noi lo amiamo tantissimo. Io spero con questo video di essere riuscita a rendergli giustizia e essere riuscita a spiegarlo in maniera chiara anche a tutti coloro che non sono sardi. E spero che negli anni a venire, quando sarò vecchia e non mi ricorderò più le dosi, dovrò andare a rivedere questo video per insegnare alle mie figlie come si fa su pistiddu, questo dolce stupendo della nostra magnifica tradizione sarda. L'ultima fase è quella della cottura in forno e questo, ragazzi, è il risultato finale. Spero che il video vi sia piaciuto, io vi mando un grande bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!